Intanto grazie a tutti coloro i quali hanno avuto già da stamattina alle 10 la pazienza di stare qui, magari anche in turnazione. È una giornata comunque importante, come hanno già dichiarato tante altre persone prima di me. Purtroppo non abbiamo la facoltà, ma forse non l'avremmo lo stesso avuta, di poter far coincidere il 150esimo compleanno di Roma Capitale con un'iniziativa importante da parte del governo, con le dovute celebrazioni solenni. Non c'è stata fin qui grande attenzione da parte dei governi italiani verso Roma Capitale, il suo ruolo, le prospettive verso le quali deve muovere, e questo è motivo di tristezza e desolazione per i cittadini romani. Lo è perché siamo di fatto avvolti nel degrado, non è una notizia, me ne rendo conto, non c'è alcuna originalità nelle mie affermazioni, però una capitale è una capitale per la nazione che rappresenta, e di questo piccolo, tra molte virgolette, particolare, nessuno intende rendersi conto. Noi sappiamo perfettamente il ruolo che hanno le altre capitali europee rispetto alle nazioni di cui sono espressione, sappiamo in che condizioni versa Parigi, non soltanto da un punto di vista dei trasferimenti dello Stato verso la capitale francese, ma anche dal punto di vista delle innovazioni che vengono determinate, decise nella trasformazione, per esempio, del territorio. Lì ci sono degli esempi di ripensamento delle cosiddette banlieue che dovrebbe farci pensare, perché anche noi abbiamo più di qualche problema nella gestione del territorio degradato, urbanisticamente degradato, della periferia romana. Se avessimo la forza, il coraggio, il sostegno da parte del governo e del Parlamento, potremmo attivare in maniera sperimentale su Roma delle procedure significative, direi avveniristiche, comunque certamente rivoluzionarie, di cui parliamo culturalmente parlando, perché poi invece non siamo riusciti a combinare amministrativamente granché, da qualche decennio. Quindi c'è stato il pensiero che è stato capace di camminare più velocemente rispetto alle procedure, ma oggi qual è l'allineamento astrale che si è creato? La pandemia ci ha preso la gola, siamo tutti qui imbavagliati, tristemente imbavagliati, neanche siamo reciprocamente riconoscibili. Io ho salutato qualcuno sulla fiducia, perché col volto mezzo coperto si fa fatica appunto a riconoscere anche le persone. Però questa disgrazia che ci ha preso negli ultimi 10 mesi è comunque foriera anche di un possibile rimbalzo, cioè si può rinascere. Per esempio, un miracolo, che io lo giudico tale, che è avvenuto nel rapporto con il territorio e nella visione delle città, è quello di vedere le archistar, che solitamente erano fortemente, culturalmente impegnate nella realizzazione del cosiddetto gigantismo, che di fatto è stato uno dei virus che ha colpito il territorio e soprattutto le periferie delle grandi città, fare retromarcia e cominciare a occuparsi, intanto mentalmente e culturalmente, magari se sostenuti da attività pertinenti potrebbero farlo anche praticamente e progettualmente, dei piccoli comuni, dei centri storici, di quelli che vengono chiamati borghi. E questo significa mettere in buona sostanza in discussione l'edilizia intensiva, significa provare a rimodellare le città e quindi il vivere comune, la socialità, secondo modelli a dimensione d'uomo, puntando sulla qualità della vita non come fosse un gargarismo culturale, ma qualità della vita fatta di presidi, di concretezza. Significa poter passeggiare, raggiungere il municipio, la chiesa, il negozio di prossimità in tempi reali, senza magari far ricorso appunto all'autovettura e forse neppure ai mezzi di trasporto pubblico. Significa avere un'idea della città che prescinde dalla città stessa. È l'idea dell'area vasta. Quante volte abbiamo sentito parlare di area vasta? Abbiamo perso i timpani, però oggi abbiamo più contezza del suo significato. Quando
sempre parlando di Roma, e ormai ci siamo, perché il CIPE ha approvato il progetto, dico questo per dire altre 3-4 cose, non dire altre 3-4 cose che mi somigliano, cioè quando verrà messa in sicurezza la via Pontina, la strada statale 148, per arrivare a Latina ci si impiegherà 20-25 minuti. Latina sarà un quartiere di Roma, sarà più facile arrivare dal centro storico a Latina che arrivare a Bravetta o a Castel di Guido. Quindi comunque c'è una rivoluzione in atto. La stessa cosa vale per il potenziamento della linea del ferro che ci collega a Viterbo. Ecco, ci sono tante energie in movimento e noi dobbiamo avere la forza, puntando su Roma Capitale, di fare laboratorio qui, perché siamo la capitale. E se questo laboratorio abbiamo e avremo la forza di metterlo in campo oggi, noi potremmo, diciamo così, battere il passo, creare una sorta di spirito di emulazione, anche perché il genio italiano, la sensibilità italiana, le cose che ho detto non sono declinate da chissà quale manifesto di astrazioni e di dogmi, sono all'ordine del giorno, sono questioni che si possono socializzare con qualunque essere umano abiti in Italia oltre che a Roma, tutti ripuliti dai condizionamenti ideologici, la pensano allo stesso modo. Non c'è nessuno che vuole andare a vivere a Corviale, non c'è nessuno che spontaneamente scelga la Serpentara o Torbella Monaca. Sono stati degli incidenti, probabilmente dovuti anche a una fase storica che non c'è più, che è quella del richiamo delle grandi città, ma è anche quello di una natalità che in quegli anni lì, gli anni 60 e 70, fu una vera e propria esplosione e quindi rese necessario realizzare in poco tempo un numero di abitazioni che rispondessero positivamente a un fabbisogno mostruoso, bestiale e incombente. Ora siamo più tranquilli, purtroppo, voglio dire, perché la denatalità è un altro virus che ci ha preso al collo. Sono 20 anni che stiamo sotto zero con la natalità e abbiamo un problema demografico evidente in Italia, in Europa e nel mondo occidentale. Ma tant'è, anche questo può diventare da punto negativo a stimolo per fare delle cose buone e positive. Quindi, ancora una volta, possiamo provare a lavorare per trasformare il territorio, fare azioni energiche, sperimentali su Roma, nella periferia romana, di sostituzione edilizia, realizzare quartieri a dimensione Duomo e consentire a chi si trova, diciamo così, ad abitare in quei quartieri, diciamo disumani, ma in realtà non sono disumani perché fortunatamente dentro ci sono le persone. A Corviale, per esempio, che è un luogo che io ho frequentato molto spesso, ci sono brave persone, cioè bella gente. Se non fosse bella gente, a Corviale bisognerebbe entrarci con i carri armati. Invece fortunatamente c'è l'umanità che compensa la disumanità del progettista, dell'artefice, dell'urbanista, del politico che ha immaginato uno scempio di quella natura e di quelle proporzioni. Quindi concludo, ho volutamente parlato d'altro perché altrimenti tutti avremmo detto più o meno la stessa cosa e vi chiedo scusa per questo, dicendo che noi non possiamo rinunciare da cittadini romani al ruolo che la capitale di una nazione importante come l'Italia è destinata ad avere anche con capacità emulativa rispetto alla rigenerazione, diciamo, della cultura dell'abitare. Io spero che il prossimo governo, non facciamo politica qui e quindi non ci mettiamo a discutere di nulla rispetto ai temi dell'attualità di queste ore, spero comunque che il prossimo governo abbia un sussulto e si occupi di Roma Capitale. Spero che lo faccia dando segnali rispetto alla cessione di poteri, alla cessione di deleghe. Spero che si riesca anche a costruire, perché di questo invece pochi parlano, quella soluzione ideale che preveda, non, questa è una notizia, io lo dico sempre perché penso che ci debba anche un po' inorgoglire, debba inorgoglire i cittadini romani, Roma ha un residuo fiscale,
Cioè non è che ci sono solo il Veneto e la Lombardia che producono più di quello che danno allo Stato. Roma dà allo Stato più di quello che riceve. Quindi è abbastanza paradossale che si provi a immaginare un'autonomia differenziata, che ci può pure stare, per carità, non esprimo giudizi, è nel dibattito, chi è d'accordo, chi è contrario, chi se ne frega, ma se lo fai, come puoi non cominciare da Roma? Proprio perché Roma assume dei valori da un punto di vista amministrativo e li somma con quelli simbolici dati dal fatto di essere capitale d'Italia, capitale del Mediterraneo, capitale del Mezzogiorno, capitale della cristianità e tante altre volte capitale. Quindi io non credo che si possa prescindere da questo percorso, e se il giacimento economico prioritario che ha Roma è quello rappresentato dai beni culturali e dal loro utilizzo, intorno a cui circuita l'industria del turismo, è impensabile che noi abbiamo l'anfiteatro Flavio, in arte il Colosseo, simbolo e carta d'identità di Roma nel mondo, che produce qualche decina di milioni di euro, 54 nell'ultima annualità, di incassi solo dalla sbigliettazione ordinaria, e Roma quanto guadagna da questi ingressi? Zero, no, la risposta è sbagliata, perché Roma ci deve mettere sopra i soldi, perché Roma ci deve portare la polizia municipale, perché Roma deve fare la manutenzione dei marciapiedi, delle strade, delle fogne, deve portare l'illuminazione pubblica, deve fare la potatura degli alberi, deve fare la raccolta e il trattamento dei rifiuti. Quindi il monumento simbolo di Roma nel mondo, per Roma non è fonte di reddito, ma è un costo fisso, perché tutti i soldi che vengono incassati sono distribuiti in percentuale tra un'associazione temporanea di impresa rappresentata da Coop Culture e Mondadori Elettra e il Ministero dei Beni Culturali, cioè lo Stato. Stato e privato. E Roma paga. E non si può fare più. Grazie. Grazie Presidente Rampelli. Quest'ultimo...